Bentornati a Sessa Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao, ciao. Oh, stasera si riparla del ponte Buriano, ma guarda, non ne parliamo mai. Allora, ma forse perché qualcuno insiste che parliamo del ponte Buriano. Infatti ci sono arrivate delle immagini da che chi? Si riferiscono... Da chi ce l'ha mandata le immagini? Sapessi. Vabbè. Da chi si riferiscono a... Sai che lunedì sono riniziate le scuole. Sì. E quindi, come ci si aspettava, il ponte non è stato riaperto perché i lavori sono stati prorogati, sembra... Per ora, a ottobre, la fine dei lavori. Sono tenute le problematiche. Sono tenute le problematiche e quindi la scuola è ricominciata e chiaramente, guarda queste immagini, le code sono notevoli. Quindi grosse lamentele perché questa purtroppo questa viabilità alternativa porta via un sacco di tempo con una mole di traffico in più e poi sappiamo che ci sono anche molte attività economiche che sono in difficoltà, di Castionfibocchi, di San Giustino, che per venire a Arezzo devono fare un giro, insomma perdono un sacco di tempo. E quindi in questi giorni si è tornati a parlare dell'ipotesi di un ponte bis, no? Che sui quotidiani, cioè di fare un nuovo ponte sull'Arno. Ceccarelli alla Nazione, l'assessore regionale, ha detto che con una task force di enti locali magari si riesce a progettarlo. Il sindaco Ghinelli ha fatto capire non nell'immediato ma in futuro se ne può parlare, ma sono impegni un po' evasivi. Ma quanto secondo te è fattibile con le risorse di oggi realizzare un ponte? Tutti si rendono conto della necessità, ma non sono che parte, non sanno da che parte farsi per fare questo ponte, perché logicamente non è soltanto il ponte da fare, ma anche la viabilità alternativa rispetto a questa. Quindi l'investimento è notevole, però oddio, se vuole, ad esempio la provincia, a suoi tempi, quando aveva soldi, guarda il ponte di Leonardo, che è stato costruito su un Valdarno, quanto è bello e quanto è costato. Quindi si potrebbe anche intervenire. Certo, se tutti gli enti locali si mettessero insieme, ciascuno desse la propria parte, tutti coloro che sono interessati, sarebbe più facile, però ti devo dire che qualche problematica c'è anche dal punto di vista amministrativo. Niente, sarebbe bello fare il ponte di Ponte Buriano, farlo ciclo pedonale, perché e qualche carro, come si passava una volta, perché è nato per quello. Vediamo un po'. Se i nostri amministratori trovano una soluzione alternativa e trovano risorse per fare questo ponte, sarebbe veramente importante. C'è anche uno studio fatto, perché mi sembra che è prevista monte fra Quarata e Ponte Buriano, la creazione di del ponte, sicuramente anche per evitare l'abitato vecchio abitato del Ponte Buriano stesso. Non so quali siano i progetti definitivi, no, se ci sono, e non so qual è il costo previsto per un'opera del genere. E non so, ad esempio, la provincia adesso, come vedi, non ha più un soldo per fare assolutamente niente. Il comune d'Arezzo aveva che 17 milioni, hanno tolto anche quelli. E non so se la regione potrebbe intervenire, penso di sì, visto che poi Ceccarelli, senza fare malignità, però per il Casentino qualcosa ha fatto, quindi potrebbe fare anche per questa annosa questione di Ponte Buriano, che poi investe anche una marea di comuni che vanno tutti sulla Sette Ponti e quindi investe anche un bacino notevole di persone. Ecco, il presidente della provincia Vasai ha detto noi eravamo favorevoli e anche quando avevamo le risorse, no, l'avevamo messa in ponte appunto questa ipotesi. Però adesso lui dice, giustamente, a parte che lui adesso sai che finisce il mandato, esatto, e quindi stavolta lo finisce davvero, quindi non sappiamo chi verrà al suo posto, ma tanto poco conta perché la provincia è stata totalmente depauperata e, come abbiamo detto altre volte, si capisce in questi frangenti alla fine che hanno colpito un ente intermedio che però le cose che gli erano state affidate non erano uno spreco, ma faceva delle cose utili. Quindi questa riforma è stata una riforma, a parte che non è stata portata a compimento per il referendum che non è passato, ma alla fine, cioè, è stato anche questo un danneggiamento di quello che era previsto peraltro dalla Costituzione, no? Questi corpi intermedi. Sì, perché pensa alle strade, ad esempio, sono demandate le strade provinciali e la provincia tuttora che deve mantenere, ma non ha le risorse per poterle mantenere, e tu vedi che condizioni molte volte sono ridotte. Quindi che ti devo dire? Penso che anche il nostro legislatore va a pensarci a sanare una situazione così veramente incresciosa. Ricordi tutta la campagna, cioè si è passati dalla casta che erano i parlamentari e a colpire, poi ovviamente anche nelle province c'erano degli sprechi, c'erano delle province assurde create senza ragioni storiche, però non è che per
dei piccoli di voce. Per dei piccoli casi si è colpito tutto, insomma, anche sì, il buono che c'era. Sì, ecco. Sì. Però insomma staremo a vedere cosa succederà. Tra l'altro c'è anche un atto di indirizzo politico di Donato Caporali che chiede appunto che una volta riaperto Ponte Buriano appunto si è impedito il passaggio ai mezzi, se non sbaglio, superiori alle 200 tonnellate. Quindi questo già è un palliativo, però è un palliativo perché questo ponte sappiamo che non è in grado di reggere. Assolutamente. E capisco anche coloro i quali si lamentano, però d'altronde, visto quello che sta succedendo in Italia su questi ponti benedetti, su un ponte del genere bisogna metterci le mani e occhio, soprattutto perché poteva venire un'altra tragedia altrimenti. Sì. Grazie Beppe, grazie anche a Piero Franchini che ci ha fornito le immagini. Hai capito chi era? Ah sì? Sì, proprio lui. A domani. Ciao.